Ciao ragazzi, oggi vediamo come montare i supporti per il vetro e un semplice isolamento del vostro bed. Innanzitutto diciamo che i supporti per il vetro si possono usare per qualsiasi stampante. Qualsiasi stampante usi un bed di alluminio da 3 mm può montare questi supporti. Il vetro è un po' più grande del bed, infatti è da 34 x 34 cm. Ora, per fare l'isolamento avrete bisogno di cartone, foglio d'alluminio, un pezzo di stoffa e del nastro da pittore. Io ho usato quello che c'era in dotazione nella stampante, ho tagliato delle strisce e stop. Adesso io non ho fatto delle misurazioni precise, però vi posso dire che prima della modifica, partendo da una temperatura iniziale di 21 gradi, arrivava a 40 gradi in 10 minuti abbondanti. Adesso, partendo da una temperatura iniziale di 19 gradi, arriva a 45 in 8 minuti, per cui un evidente miglioramento. In ogni caso, l'importante è che non disperda temperatura da qua sotto. Ora sto aspettando l'alimentatore da 24 volt e la piastra MOSFET, che praticamente userò per fare l'upgrade dell'alimentazione della parte bed. Quindi passerò dai 100 watt attuali a circa 360 watt, così sono sicuro che non avrò più problemi di temperatura. Questo è tutto, buona visione del montaggio. Ciao, al prossimo video.